Che dire, dove eravamo arrivati agli indicatori? Guarda, io sinceramente mi trovo meglio ad usarne pochi e ad averli imparati ad usare, nel senso chiaramente mi portano a dei risultati, altrimenti non, come tante volte, li ho utilizzati e poi li ho scartati. Quello che ci serve è avere degli indicatori che ci facciano vedere quello che teoricamente possa accadere. Non quello che già è accaduto, mi devono far vedere il futuro in qualche modo, o almeno intravedere, no? Se mi fanno Certo. intravedere il futuro, allora questo mi aiuta ad elaborare quello che può accadere sul mercato. Supportone per il DAX, supportone per il DAX. Io qui parliamo di DAX, quindi vogliamo dire dove il DAX può rimbalzare e quindi dare una chance di opportunità a tutti i mercati. Allora, intanto partiamo con il dire una cosa. Il mercato sta scendendo attualmente, ma non è detto che domani gli americani, che hanno una grande capacità di acquisto, una grande voglia di acquistare, non lo riportino sui 15.000. Non mi meraviglierebbe assolutamente rivedere il DAX sui 15.000. Quel valore però lo posso interpretare come un suggerimento e un invito a chi ancora ha delle posizioni per smobilizzarle. Ma perché smobilizzarle? Non perché debba arrivare la fine del mondo, ma perché è meglio in determinati momenti, se si ha un profilo di rischio più basso, in determinati momenti stare a guardare il mercato può soltanto essere utile più che, come dire, da persona non coraggiosa. Se certi momenti è meglio stare a guardare. Altre domande? Il futuro sta sprofondando, sì, è vero. Senti, dimmi quali obiettivi nell'ipotesi, cioè come fai a calcolare gli obiettivi? Perché poi, sai, la domanda fin dove può arrivare, secondo me, non ha senso nella misura in cui tu non spieghi come fai a calcolare un obiettivo, perché, cioè, No, ma insomma. non ha senso. Allora, come puoi, c'è sempre questa metafora che poi spesso viene utilizzata anche da altri trader. Si può raccogliere un coltello che cade? Sì, si può raccogliere, ma le probabilità di farti male sono molto alte, no? Parliamo di un 50 e 50%. Difficilmente si va a raccogliere un coltello che cade. Quello che invece possiamo cercare di fare è dare, ad esempio, una guardata al Fibonacci e vedere che cosa ci può suggerire Fibonacci, dove potremmo arrivare, cioè nel senso, intanto guardare questa impennata, questo è il Covid, cavolo. Ok, ritorno alla lavagna, questo è il Covid e si vede benissimo, questo è quello che è accaduto dopo, ora siamo qui sopra. Dove si può arrivare? Beh, intanto dai grafici di Facebook, Netflix, PayPal abbiamo visto una cosa. I prezzi di quelle azioni, seppur deludendo leggermente il mercato, sono tornati esattamente laddove erano nel mese successivo al Covid e all'intervento delle banche centrali. Quindi in quest'area qui. Quest'area qui può essere identificabile nell'area 13.000, 13.200, potrebbe avere un primo punto di arrivo. Chiaramente poi si può andare anche per livelli, cosa che gli americani fanno molto spesso. Si lavora per livelli, quindi un primo target, inevitabilmente con la rottura dei 14.800 gli possiamo dare un target sui 14.000. Questa non è un'analisi tecnica fatta, come dire, è fatta durante un webinar, quindi stiamo dialogando, vedo quello che vedete voi e do la mia interpretazione, ma non è un suggerimento né per gli acquisti né per le vendite, cioè sia chiara questa cosa, nel senso diamo delle indicazioni su quello che riusciamo a vedere in quell'esatto istante. Sì, 14.000 può essere un valore dove potrebbe già fermarsi e ragionare un po'. Anche 14,4 lo vedo un valore interessante.
Senti, ma tu per fare le previsioni sugli indici azionari non guardi mai anche le obbligazioni, il tasso di rendimento o hai una Assolutamente sì, visione che assolutamente curve sì. guardi? Te lo faccio vedere direttamente sulla piattaforma, su quello che ho salvato. Guardo il Bund, ok, che adesso mi presentavo al rialzo dello 0,14%, è un indicatore di paura in ogni caso. Su questo book, su questa piattaforma, eccolo qui, ce l'ho qui sopra, il BTP marzo 47, rendimento 2,7%. Diciamo che è inevitabile andare a guardare anche quello che accade nel mercato obbligazionario se si vuole cercare di comprendere qual è la dinamica dei mercati. In un articolo di un libro a te caro, Emilio, il Martin J. Prigg, avevo evidenziato una cosa, ora scriverò sulla dashboard qui, sulla lavagna, cercando di prendere uno sfondo nero così da poter parlare di questa cosa. Il libro di Martin J. Pring ci fa un andamento. Ci racconta quello che può essere l'evoluzione dei mercati e della correlazione che esiste tra i vari mercati. C'è il mercato obbligazionario, titoli di Stato, obbligazioni societarie e quant'altro. C'è il mercato azionario, lo facciamo tratteggiato. Mirio, stai vedendo quanto sono bravo nel disegno? Ok. E c'è il mercato dell'oro. Ti cambio colore, lo facciamo così. C'è il mercato dell'oro. Questo non lo sto facendo benissimo, comunque sia. Questo è il grafico che Martin J. Pring disegna sul suo testo. Questo è un grafico illuminante. Dal mio punto di vista è l'ABC degli investimenti finanziari. Che cosa ci racconta questo grafico? Ci racconta che quando il mercato obbligazionario inizia la sua discesa, il mercato azionario ancora continua a salire ed è quello esattamente che è accaduto in questi ultimi mesi. Quando già a dicembre, in maniera un po' sfrontata, Powell si è presentato davanti al Congresso americano e ha detto l'inflazione non è più temporanea. In quel momento i treasuries americani hanno iniziato una fase di rialzo dei rendimenti molto importante, ma il mercato azionario, che è questo tratteggiato, continuava a salire. Ok? Questo è stato il momento in cui, quindi, questo mercato è iniziato a scendere, devo scegliere un colore diverso, devo scusare. Quello obbligazionario è iniziato a scendere, quell'azionario continuava a salire e adesso è nella fase di discesa. Il mercato dell'oro contemporaneamente ha avuto un primo rimbalzo, brillantemente segnalato sulle pagine dell'Lombard Report da Guido Bellosta, che saluto calorosamente. Identificò una vera prima fase di rialzo dell'oro, quindi questa fotografia è il momento dove si trovano attualmente i mercati finanziari. Mercato obbligazionario in discesa già da tempo, mercato azionario che ancora aveva da crescere perché non aveva intuito o perché ancora per il fenomeno del carry trade preferiva continuare a tirare la catena, l'elastico, la fune, chiamiamola come vogliamo, comunque sia tirarla il più possibile e guadagnare il più possibile ancora dal mercato rialzo, spinto dalla liquidità delle banche centrali. Fino a quando poi anche il mercato azionario ha cominciato a scendere e qui siamo nella fase di rialzo del mercato dell'oro e quindi delle commodities. Ecco, questi sono grafici che consiglio a tutti di conoscere, insomma, perché sono un orientamento che ci aiuta a districarci nei nostri investimenti all'interno dei mercati. Senti, una domanda invece che ti volevo fare,
relativamente a quello che poi tra l'altro un lettore mi ha letto, questo Antonio mi ha letto nella mente, tu in senso lato cosa pensi degli ETF? No, me la posso cavare con un no comment. No comment, ovviamente, perché non hai problemi di composizione del portafoglio come investitore generico, insomma le azioni te le scegli tu. Sì, diciamo così, no, ma davvero un no comment, se me la fai salvare così. Ma ti faccio un'altra domanda. Una delle domande che spesso riceviamo in redazione è quella come approfittare delle tendenze che ci sono nelle commodities, magari anche in senso lato e non necessariamente le commodities energetiche piuttosto che cerealicole, agricole, piuttosto che il bestiame, e i metalli preziosi. Cioè, diciamo, se uno volesse puntare sull'oro, cosa fa? Se non fa in quel caso lì sì, sicuramente può utilizzare gli ETF, assolutamente. Ok. Senti, il tempo sta scadendo, ovviamente le domande ce ne sono diverse, però te l'hanno chiesto prima e bisogna che io insista mettendo là il dito, forse dove ormai non c'è più tempo di allargarci. Le azioni italiane? Dici tre azioni italiane che ti sono piaciute e che ti piacciono. L'azione italiana che mi è piaciuta tantissimo è stata Unicredito, ne ho parlato diverse volte negli articoli, è stata quella che più mi ha rapito l'attenzione già nei mesi scorsi, che possiamo vedere già su un grafico daily, tirando delle banalissime trend line, che qui ovviamente perché siamo in diretta non funzionano, allora tiro su quest'altra, fanno vedere già delle rotture, no? Ok, quindi una direzionalità abbastanza chiara. In questo caso avevamo dato un target ai 14 prima e poi ai 14,50, sono stati tutti e due target raggiunti. Chiaramente possibilità ancora ne ha l'azione, ma chiaramente è condizionata da quello che accade nei mercati internazionali. Ripeto, io sto nei mercati dal 2002, tu da molto prima di me, ne abbiamo viste di cotte e di crude. Sappiamo benissimo che quando il mercato, in particolare statunitense, inverte la rotta a rialzo o a ribasso, orizzonta in ogni caso il nostro mercato. Unicredit stava forte nonostante questa fase di correzione del mercato statunitense, che abbiamo stimato in un 14% all'incirca. È un'azione interessante, diciamo che possiamo riconsiderarla qualora vi fosse un nuovo ritorno intorno ai 12 euro, sicuramente è un'azione che potremmo tenerne in considerazione. Vogliamo guardare anche Enel, visto la domanda del... Sì, Enel e Saipem. Oddio, Saipem dovrà fare un grande aumento di capitale, preferisco non commentarla, per ovvi motivi. Enel... Oddio, qualcuno di voi sa il codice di Enel velocemente? Aspetta, tanto. Eccola, l'ho trovata. Vediamo. Beh, cosa dire? È ancora in una fase moderatamente rialzista. Starei attento al cedimento di questo livello qui, che se non erro si attesta intorno ai 6 euro. Sì, starei attento all'area 6 euro. Magari un intervento con uno stop loss molto corto e poi vediamo se mi fanno utilizzare il Fibonacci. No, perché non deve funzionare il grafico. Ho un po' di problemi con il grafico stasera. Comunque, stare attenti al livello dei 6 euro, sicuramente. Ho qualche secondo ancora? Sì, sì. Non riesco, non riuscivo a disegnare sul grafico, non so perché la piattaforma aveva qualche problema. Fa piacere che anche la tua piattaforma abbia dei problemi, non solo la mia, Fabio, perché sennò... Sì. Vabbè, ma giustamente mal comune, mezzo gaudio. Sì.
se non sbaglio il codice. Stiamo perdendo tempo. Ok. Va bene. Dicevo, bisogna stare attenti al valore dei 6 euro, assolutamente. Io lo guardo anche su un grafico daily che stavamo vedendo prima. Attenzione al livello dei 6 euro, stop loss corto. Se riusciamo ad applicare Fibonacci, riusciamo anche a vedere dove si potrà cominciare ad analizzare un possibile downturn, un'inversione. Fibonacci è un indicatore che mi piace tantissimo, chiaramente non può essere utilizzato così in maniera superficiale e subitanea, però a livello dei 6 euro starei attento ad un ingresso con mediazione molto corto e poi un nuovo intervento sui 5 euro. Questo vedo su Enel. Attualmente è ancora ben impostato in un'ottica di portafoglio di lungo periodo, non è di certo malmessa, al contrario di molte altre realtà. Una rapidissima analisi su Nexi, ci chiedono. Nexi? Sì. Vediamo Nexi. Questo è un grafico daily. Nexi la vedo un po' appesantita sotto i 12 euro. Sotto i 12,50 la vedo un po' appesantita. Qui si può andare anche per livelli. Attenzione, vedo una cosa già così ad occhio nudo. Qui c'è un gap up. Attenzione perché la borsa ha un brutto vizio. Va sempre a chiudere i gap up, i gap down. I gap vengono sempre chiusi, prima o poi. Il gap si trova in area 10,5. Quindi è una specie di obiettivo. Va bene, allora se non ci sono altre domande, io direi che possiamo chiudere qua. Ovviamente Fabio, abbiamo la scusa, visto che c'è stata questa interruzione, ma il bello della diretta, per farti promettere che faremo un prossimo webinar con una diversa piattaforma. Ok, promesso? Quanti siamo adesso? Siamo molti di meno, vero? Sì, siamo una sessantina, abbiamo perso per la strada. Vabbè, comunque noi faremo ovviamente l'editing del video, lo caricheremo sul canale YouTube e faremo una mail a tutti quelli che ci hanno dato fiducia stasera. Però se non altro ti abbiamo estorto la promessa a fare un prossimo webinar nelle prossime settimane. Dai, diciamo così. Io spero vi siate divertiti, perché quello era l'intento, non solo divertirci ma anche guardare in tempo reale quello che sta accadendo, perché è un giorno davvero particolare. DAX ancora, ripeto, indicatore per tutti i mercati europei, davvero è in sofferenza crudele, si è appoggiato sui 15, sui 14,5. E purtroppo domani sarà una giornata pesante. Sì. Va bene, grazie, un saluto a tutti. Grazie mille. E alla prossima volta, buona serata. Un saluto a tutti, ciao. Ciao.